Un esperimento interessante di pensiero che a volte faccio è quello di contemplare come dalla menzogna, dall'illusione, se vogliamo, si genera la verità, si genera la purezza, la radice delle cose, del senso, dei significati. Il modo più semplice per percepire questo fatto è riconoscere come ciascuno di noi è una persona. Quindi una maschera, un personaggio fatto di quella che noi chiamiamo la personalità, o appunto la maschera, la persona. E quindi, in un certo senso, è una menzogna ambulante, perché può solo essere, può solo esprimere quella che è una distorsione della sua verità, della sua presenza. Quasi come se la persona, l'abito, il vestito, il personaggio fosse la necessaria traduzione di un frammento di quella vera essenza, di quella vera verità, perché possa essere visibile, perché possa essere comunicabile. Ogni essere, quindi, veste una persona, non solo gli esseri umani, ma ogni essere ha una forma. Questo crea il mondo delle illusioni, perché naturalmente le forme possono solo esprimere parzialmente quella verità. E osservando questo gioco di relazioni tra menzogne ambulanti o tra specchi ambulanti, se vogliamo, si percepisce come da questo intricato relazionarsi, da questi specchi che si riflettono l'uno con l'altro, che riflettono la loro vicendevole distorsione della totalità della verità, da questo intricato relazionarsi nasce la verità. Non come qualcosa di necessariamente visibile nel mondo delle illusioni, ma come qualcosa di sottile, qualcosa che diventa il mistero della notte stellata attorno al palcoscenico bene illuminato dei nostri personaggi. Per quanto mi riguarda, ecco perché, ad esempio, quando mi ritiro troppo nel silenzio e quando mi ritiro troppo in me stesso, non per andare veramente dentro, ma per un ritirarmi dal mondo, anche se ho meno relazioni con il mondo delle illusioni, cado di più nel baratro delle illusioni, perché la verità in me ha meno la possibilità di venire alla luce. A volte la verità, per venire alla luce, la vera essenza, la vera gioia, ha bisogno di contrasto, ha bisogno di conflitto, il conflitto inevitabile che nasce da questo relazionarsi, da questo specchiarsi, dal gioco dei personaggi, dal gioco degli attori. Ed è un conflitto tanto più faticoso da attraversare, tanto più spiacevole da sperimentare, quanto più resistiamo quella possibilità di relazione, a quell'immediatezza dove non ci è possibile controllare ogni aspetto di quella relazione, a quel vivere spontaneo. Quanto più resistiamo, tanto più c'è un senso di conflitto, c'è un senso di attrito, c'è un senso di paura. Quanto più accettiamo la sua immediatezza e accettiamo di viverla così, momento per momento, senza cercare di controllarla con la mente, allora quel conflitto diventa appunto qualcosa di più piacevole, diventa un crescere, diventa un entusiasmo, diventa un flusso intenso, ma nutriente. Ed ecco la piacevolezza del relazionarsi, non solo con gli esseri umani, ma con qualsiasi cosa nel mondo. Certo è che le nostre relazioni umane sono il palcoscenico principe di questa idea, di questa immagine, perché nella nostra relazione con l'umano può scaturire il massimo conflitto, ma anche la massima gioia. Allora, chi a volte mi dice io preferisco stare con gli animali, per quanto capisca, comprenda benissimo questo sentire, mi viene da dire, ricordiamoci che la nostra relazione tra umani è il
più prezioso trampolino di crescita e di evoluzione che noi abbiamo. Specialmente se vi troviamo difficoltà, nel momento in cui vi troviamo una paura, un imbarazzo, una tensione di qualsiasi tipo. È il trampolino che si mostra, è la nostra possibilità di percepire come in quella difficoltà, in quel teatro delle illusioni, in quel grande palcoscenico di menzogne ambulanti, la verità sia lì, sia costantemente in questo conversare, in questo comunicare, in questo abbracciarsi, in questo sbagliare, in questo errare, in questo ritrovarsi. Ed ecco che l'illusione ha un valore diverso, allora. Comincia a non essere più qualcosa da pulire, qualcosa neanche da illuminare, ma qualcosa da riconoscere come attivo servitore dello spirito, attiva manifestazione della verità. In quel nostro mentire, se quel mentire diventa cosciente, gioioso, come il mentire di un attore, la verità esce. L'illusione non è più qualcosa che ci tiene indietro, ma è un qualcosa che ci spinge avanti perché siamo ora consapevoli del nostro distorcere attraverso una menzogna che può essere bella, che può essere armonica, che può essere meravigliosamente interessante, quella luce che altrimenti non potrebbe essere espressa, quella totalità che altrimenti non potrebbe essere rivelata. Ne riveliamo un frammento. Ma è un bellissimo frammento, è una grande possibilità di mettersi in gioco, non sfuggendo il mondo di Maya, come viene chiamato, ma anzi abbracciando questo mondo, abbracciando questa apparente nebbia, o a volte questa apparente oscurità o questa confusione, riconoscendo che ogni cosa sul grande palcoscenico è uno strumento di scena, è un oggetto di scena del nostro spettacolo. E sta a noi ricordarci di essere attori e di fare della nostra menzogna uno spettacolo interessante, che dona qualcosa al mondo, che dona qualcosa a noi stessi, che ci aiuta a spostare i nostri limiti, sempre un po' oltre, continuamente rinnovando in noi la consapevolezza di questo essere attori, continuamente riconoscendosi sempre di più come specchi che riflettono, come voci che cantano, come corpi che respirano in una danza collettiva che ci permette alla fine di rilassarci, di giocare e di ritrovarci un po' di più. In questa luce che va e viene. A presto, un abbraccio.